Bene, buonasera, bentrovati, iniziamo. Intanto vi presento Chiara Ubino, apneista, medico dentista. Anzi, no, questo... Allora, voi, essendo questa l'ultima giornata, l'ultimo appuntamento dell'incontro in Brew del 2023, vi beccate i titoli di coda e quindi, purtroppo, anzi, in realtà lo faccio con grande piacere, devo ringraziare tutte le persone che hanno consentito questa rassegna, che è alla quarta stagione, e quindi ringrazio il Galata Museo del Mare, innanzitutto, per ospitarci, la presidente del MUMA e quindi anche del Galata, Nicoletta Viziano, Eleonora Enrico, che si occupa della comunicazione e project manager degli incontri in blu, e poi anche i gestori del museo che ci hanno supportato, hanno uno staff fantastico, dai social ai viaggi, ci hanno quindi coperto le spalle in tantissime occasioni. Ovviamente per fare una rassegna del genere ci vogliono sponsor e sostenitori, e allora li ringrazio, ringrazio Fincantieri, Confindustria Nautica, l'Associazione Promotori Musei del Mare, Tarros Group, Marmoino, saluto Vanni Cornero che rappresenta Paolo Marmo, l'Agenzia Generali Piazza Dante Genova, cioè Carlo Tenderini in sala, l'associazione, e poi abbiamo degli sponsor tecnici, l'Hotel Astoria, l'associazione culturale Sintesi. Abbiamo anche preziosissimi patrocini, Marina Militare, Guardia Costiera, Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Tender to Nave Italia, Rai Liguria, The Ocean Race, Confindustria Nautica, che è anche patrocinatore, Confitar, Masso Armatori, One Ocean Foundation, Federazione Vela, il Centro Velico Caprera, il Collegio Nazionale Capitani e lo Yacht Club Italiano, saluto Emanuele Bassino. Abbiamo come media partner, infine, la trasmissione a radio di bordo di Radio Rai 1. Ora, i saluti istituzionali si completano con Alessio Bevilacqua, che è consigliere delegato del Comune di Genova. Prego, Bevilacqua. Guardi, le do il mio... Grazie mille. Buonasera a tutti. Intanto è un piacere essere in questa sala questa sera. Io ringrazio a nome del Comune di Genova, del nostro sindaco Marco Bucci, tutti voi e chi ha potuto lavorare, chi ha lavorato per realizzare questa serie di incontri molto importanti, perché la cultura del mare, Genova è una città a forte trazione di una storia che viene dal mare, con oltre a personaggi storici, con una cultura che il Comune vuole portare avanti anche attraverso questi momenti. Grazie Chiara, perché è un piacere e un onore averti ospite questa sera e averti ospite di questa città. Io sono certo che questo è un ultimo appuntamento, ma con una proiezione già mirata verso il futuro per continuare, e quindi sicuramente da parte nostra tutta la piena volontà di sostenere sempre di più questa rassegna, queste manifestazioni, questi incontri, per far sì che Genova e la propria storia, il proprio patrimonio, che è quello del mare, possano essere ancora più valorizzati. Quindi grazie ancora a tutti voi. Grazie di l'acqua. Sì, infatti stiamo lavorando all'edizione 2024, anno in cui Genova sarà capitale europea dello sport. Chiamo sul palco Maurizio Daccà, che è consigliere delegato del MUMA e è vicepresidente dell'Associazione Promotori Musei del Mare. Maurizio. Buonasera a tutti. È veramente un piacere ospitare la rassegna Incontri in Blu, ma la sentiamo veramente nostra, e vi porto i saluti di Nicoletta Viziano, che fortemente ha voluto questi Incontri in Blu che diventassero un punto di riferimento per gli appassionati del mondo del mare, per quello che possono essere all'interno del mondo in blu, anche quello che è l'economia, il commercio, le grandi figure che fanno parte di questo mondo, perché all'interno di un museo vogliamo fare in modo che si possa parlare, si possa dialogare, avere momenti speciali di questo nostro mondo del mare. Ringrazio veramente Fabio Pozzo, che magistralmente insieme a Eleonora Enrico coordinano questa rassegna,
che ci permette di avere così dei momenti speciali all'interno del museo. Noi, i musei sono vivi se ci sono attività particolari, speciali, perché poi sono queste le cose che dimostrano che abbiamo la capacità di poter andare fuori, farci vedere, farci notare, per saper essere pronti su quello che è il momento del mondo in cui noi viviamo, e anche sapere trasmettere i nostri valori del mare. È una serata di sabato, è una serata speciale, abbiamo tanti ospiti qui, siamo veramente contenti, che anche capire quali possono essere le giornate anche per noi, per capire quando farle, essere qui con il nostro così pubblico, diciamo, in sala, ma poi anche siamo anche in streaming, suppongo, queste sere, e quindi ci permette di avere diverse attività. Ringrazio gli sponsor che ci hanno permesso di realizzare anche noi di avere questa rassegna. Certamente ci saremo anche il prossimo anno, il 2024, no, e credo proprio che dovremo lavorare bene insieme per fare in modo che questa attività vada avanti. Allora, signora del mare, come dico, grazie per esserci, perché so che, adesso magari faccio un po' di spoiler, però è impegnata non soltanto come atleta, ma so che è anche messaggera di valori importanti con la One Ocean Foundation, una carta che abbiamo firmato anche come MUMA proprio all'inizio, quando è nata, perché ritenevamo che certi valori devono essere promossi. Quindi grazie anche per questo suo impegno, oltre che di sportiva, anche di promotrice di valori. Grazie Maurizio. E beh, noi allora ci sediamo e incominciamo con un video. Andrea, se vuoi partire con il video, se si possono spegnere parte delle luci, non so se è possibile. Questo è il recente record di Chiara. Quello che avete visto a velocità, insomma, un po' accelerata, sono meno 105 metri. Chiara Obino è, abbiamo detto, apneista, è una delle 5 donne che scendono sotto i 100 metri. Appunto. Adesso siamo diventate un po' di più. Ecco, infatti, diciamo che la domanda era, infatti, se siete sempre 5. No, adesso credo che siamo una decina, vabbè, superato i 100 metri, e io sono però stabilmente la terza donna al mondo, alle spalle di due mostri come Alessia Zecchini e Alain Karpnik, e quindi sono super super felice di quello che ho fatto, che è andato anche molto oltre le mie personali aspettative. Ci arriviamo. Iniziamo con le foto. Ecco, questa è una foto. Questo è il 2006, è stato il mio primo mondiale, mondiale a squadre, a Hurghada, è stata la prima gara in assoluto importante che ho fatto, una gara ero grande, nel 2006 avevo 30 anni, non ero una ragazzina. Ecco. È stata una gara per me molto importante, perché è stato un grandissimo fallimento, nel senso che avevo iniziato a fare apnea relativamente da poco, diciamo brevemente, non c'erano scuole di apnea quando io ero bambina, e quindi in realtà la mia era una grande passione che si fermava all'osservare le imprese dei grandi uomini del passato, che come i supereroi strappavano questi cartellini a profondità, Maiorca, Maiorca, Pellizzari, eccetera. Poi sono nate finalmente le scuole di apnea, e quindi, ma io ero già grande, già ero all'università. E quindi io ho detto, bene, adesso appena avrò un attimo di tempo libero farò un corso di apnea, perché questa è una cosa che proprio a me piace tanto. Quindi ho fatto un corso di apnea, sono diventata anche abbastanza in fretta competitiva, per cui nel 2006
io scendevo a 70 metri, tieni presente che il record del mondo allora era 86, quindi insomma ero già... Sono stata convocata, sono andata a questo mondiale e con tutta l'inesperienza che mi portavo dietro e ho avuto il peggiore incidente che io abbia avuto nella mia vita di apneista e quindi ho iniziato proprio subito col botto. È stato venuta di fatto. Sì, ho avuto un blackout che è poi l'incidente che gli apneisti diciamo temono di più o forse temevano di più in passato, adesso ce ne sono altri forse più gravi, ma ho avuto un blackout profondo perché io ho avuto un blackout a 30 metri, che è tanto. E sono stata recuperata a 30 metri, è andato tutto bene, però chiaramente è stata una cosa che mi ha... Sì, un debutto non proprio... Ecco, un debutto esattamente non era quello che mi aspettavo, soprattutto ha cambiato completamente la mia visione su me stessa, sulle competizioni, su quello che si poteva fare o non fare. Fermati Chiara, facciamo un passo indietro. Intanto cioè, tu... ti ripeto che non ho mai più avuto un incidente così grave in tutta la mia vita, ma neanche meno gravi, quindi per farti capire la portata di quella cosa in quel momento. Facciamo un passo indietro, tu che infanzia hai avuto, nasci a Cagliari? No, che... nasco a Torino perché mio papà è medico, si è laureato a Torino, ha iniziato l'attività lì. Quindi nasco a Torino, ma a 2 anni siamo tornati a Cagliari. Ecco, quindi che infanzia hai avuto? Inizi ad andare in mare, ti immergi da bambina? Ah, siamo sempre andati in mare perché comunque anche mio padre era un appassionato di mare, non un profondista o un pescatore così di basso fondo, però appassionato, abbiamo sempre avuto una barchetta, un gommone, quindi sono sempre andata in acqua e ho sempre amato la profondità, che chiaramente quando ero bambina 2 metri di profondità era la profondità, però sono sempre stata attratta dal blu, dai pesci, io pescavo i polpi con le mani a 5 anni, pescavo i cannolicchi, conoscevo tutti i pesci del Mediterraneo, è una cosa che mi ha sempre molto affascinato. Ti dico anche da bambina, anche in piscina, facevo tutte le vasche sott'acqua, facevo tutto. E lì cosa volevi? Cioè, quella bambina lì che cosa voleva fare? Ma non lo so, facevo quello perché mi piaceva, non avevo nessun tipo di proiezione. Ecco, ero una bambina che stava vivendo il suo momento. E devo dirti che a ripensarci un po', forse da bambino hai già capito tante cose che devi poi rimparare da grande, no? Io lì lo facevo perché mi piaceva, senza domandarmi perché, per come o dove questo mi avrebbe condotto. Hai detto appunto ti studi, ti laurei, cominci a fare la dentista e poi inizi, tanto qui... Queste sono sempre immagini sempre del passato di Urgada, quindi di quel mondiale che era un mondiale a squadre, quindi prevedeva disciplina in piscina. L'apnea non c'era per le donne. L'apnea non c'era nelle donne, nel senso che prima che esistessero le gare, di fatto erano gli uomini che come dire, dominavano il panorama dell'apnea, quindi ripeto Maiorca Maiol, Pellizzari Pipin. C'era ogni tanto qualcuna, c'era una donna a Cuba che era Deborah Andollo che faceva di record, ma erano veramente delle figure quasi mitiche, non si sapeva neanche se esistessero veramente o no. Femminili. No, non c'erano proprio delle gare. Non c'erano proprio delle gare. Poi le gare sono in realtà, hanno iniziato, ora in Italia non ti so neanche dire esattamente in che anni, però parliamo sempre degli anni 2000, cioè quando Pellizzari faceva i record erano diciamo auto-omologati, nel senso che c'era una struttura di organizzazione che lui come atleta metteva in piedi con l'omologa che era principalmente fatta da un notaio, quindi da una figura chiaramente alla quale si riconosceva l'autorità, ma non c'era una federazione, non c'era un riconoscimento di questo tipo, quindi era anche difficile fare questa cosa, cioè dovevi avere alle spalle un'organizzazione di livello, lui era sostenuto dai Vigili del Fuoco. Non c'erano donne che si cimentassero in questo tipo di attività. Poi sono iniziate le gare sostenute dalla federazione, poi c'è stato un periodo molto lungo di interruzione perché l'apnea è una disciplina che comporta dei rischi, non è una disciplina pericolosa, è una disciplina che comporta dei rischi e bisogna essere capaci di analizzarli e di gestirli. C'è stato un periodo della vita della federazione in cui non si era in grado di gestire questi rischi, quindi si è scelto di interrompere le gare. Dopodiché, insomma, per fortuna si è andati avanti con le competenze e quindi è iniziato il vero periodo delle gare, ma io, ti ripeto, ero già grande, quindi parliamo dopo addirittura il 2006. Ecco, tu il primo corso lo fai proprio, era di Pellizzari, no? Sì, il primo veramente proprio il primissimo corso di apnea, fa ridere perché io sono di Cagliari, l'ho fatto in piscina a Bologna, dove io studiavo la specialità, però c'era questo corso di apnea allo Sterlino, che è una piscina a Bologna che ha un po' di profondità, ma mi sembrava vero che ci fosse un corso di apnea, mi sono iscritta. E quindi ho fatto il mio primo corso di apnea a Bologna, da sarda.
E poi, appena sono rientrata a Cagliari, dopo la specialità, sì, ho fatto un corso di brevetto della scuola di Umberto Pellizzari. Tieni presente che nello stesso anno, che è il 2003, io ho fatto il primo livello e ho fatto il corso istruttore nel 2004, cioè ho fatto una cosa super veloce. Ecco, la tua prima gara praticamente ai tuoi 30 anni, poi da quella gara lì, da quello svenimento a meno 100... No, a meno 100 no. No, dico, da quello svenimento a meno 100, cosa c'è stato, cosa è successo? Ah, è successo di tutto, tantissimo nella mia vita personale e nella mia vita di sportiva. No, io parlo come parte apnea, diciamo, poi sì, lascia perdere la sì. parte... Ma sai, la parte apnea è condizionata inevitabilmente anche dalla mia vita personale, banalmente sono diventata mamma due volte, quindi... chiaramente ho avuto due gravidanze, due allattamenti, insomma tutta una serie di cose che con lo sport non si combinano benissimo, per quanto io in realtà mi sia sempre allenata, ma non ho fatto gare banalmente, quindi ho ripreso in realtà a fare gare quando la mia seconda figlia aveva un anno e la mia prima tre, quindi nel 2012, cioè dal 2006 ho fatto ancora alcune gare. Ma devo dirti che ho impiegato tanto tempo a recuperare da quell'incidente, cioè a recuperare un livello di fiducia in me stessa, nelle mie capacità e nella reale possibilità che io avevo di evolvere in questa disciplina. E quindi poi ho ripreso a fare, c'è stato poi quel blocco della federazione che ti dicevo, quindi magari le gare non erano in Italia, quindi per me era anche difficile spostarmi. Per alcuni anni mio padre è stato male, insomma tante cose si sono sommate e mi hanno impedito di gareggiare. Ho ripreso a fare gare stabilmente dal 2012 e in realtà fino ad adesso non ho più saltato una stagione agonistica. Arriviamo ai tuoi primi meno 100, sì. Abbiamo anche delle foto del... Sì. Del, beh, questa è la... Questa sono i miei primi meno 100 a ecco, Roatán. Come è stato i primi meno 100? Allora, 100 già ovviamente le tre cifre hanno un impatto anche sulla psicologia del tuffo, cioè tu devi imparare a ragionare su quel numero, non è facile, per cui il progetto di realizzare 100 metri nasceva due anni prima, quindi col mio allenatore che è Riccardo Mura. Dal 2017 lui mi aveva detto: senti, perché non pensiamo ai 100? Io no, Riccardo, ma ora è una cosa impossibile, 100 mi sembrava una cosa troppo grande, troppo intensa, troppo forte, anche solo per essere pensata. E invece da lì è stato fatto proprio un lavoro a 360 gradi, che è stato atletico, è stato mentale, è stato di consapevolezza, è stato di tanti tasselli che si devono mettere insieme per arrivare a quel tipo di prestazione. E poi Roatán, che erano i campionati del mondo federali, quindi ero parte della nazionale, sono stati effettivamente il giusto luogo in cui realizzare questa performance. Aspetta che quando io ho fatto 100 metri là in gara non li avevo mai fatti nemmeno in allenamento, cioè quindi per me è stata una prima volta direttamente in gara, però avevamo condotto un percorso di crescita attraverso dei tuffi che noi chiamiamo sottopiattelli, cioè delle profondità che non richiedono, come dire, l'intensità di una profondità massimale, ma che comunque sono già sfidanti, nelle quali tu costruisci il tuffo in tutte le sue parti, sia tecniche, quindi discesa, risalita, pinneggiata, compensazione, dialogo interno, eccetera, e sia da un punto di vista, quindi dicevo tecnico, atletico, sia da un punto di vista mentale. Ecco, perché infatti oltretutto Andrea, c'è anche un'altra foto sempre del club dei meno 100, perché quello che vi voglio spiegare adesso, lei dice ci sarebbe una decina al mondo comunque che scendono sotto i 100 metri. Ora dovete sapere, ecco, vedi, allora io ero la quinta cioè io sono stata la quarta persona non è presente in questa foto, ma queste sono le altre tre che erano scelte. È un club davvero ristretto, sia di donne ma anche di uomini, non è che siano tantissimi gli uomini, ma ecco, vi dico, ogni tanto, una volta per esempio l'ho chiamata e le ho detto, lei mi diceva, ma guarda mi sto allenando, e ricordo che mi ha detto, ma sai, fino ai 90 metri, ai meno 90 metri arrivo tranquillamente, non devo fare grandi cose. Dai 90 ai 100 invece incomincia a essere più impegnativo, al che io ho detto meno 90 così tranquilli,
E allora ti chiedo, che cosa serve per fare quei 10 metri in più? Cioè dagli 80, 90 per arrivare ai 100, cioè davvero prima era un muro invalicabile il meno 100, adesso esatto. Lo si fa. Sì. Che cosa serve per raggiungere il meno 100? Allora, servono tante piccole cose, e se dovessi proprio semplificare, serve un livello di consapevolezza nei propri mezzi e di fiducia massimo, quindi tu devi costruire questa autodeterminazione che si basa sulla fiducia nei tuoi mezzi, sulla consapevolezza, in maniera così solida che nel momento in cui devi poi nei fatti andare a realizzare questo tipo di performance non hai dei cedimenti, quindi questo è il lavoro che devi fare. È chiaro che uno dice ok, cosa ci vuole per avere fiducia? Per avere fiducia devi chiaramente avere delle abilità, quindi devi lavorare affinché queste abilità siano a tua disposizione e devi costruire questo percorso attraverso tante piccole fiducie, quindi la grande fiducia, quindi la grande capacità di sostenere, ma neanche il peso delle aspettative, ma di sostenere il tuo progetto, che è una questione anche svincolata dalle aspettative, proprio la tua progettualità si costruisce attraverso tanti tasselli. Per me diciamo che il limite mentale era il più forte, quindi ho dovuto lavorare tanto sulla mentalità. Il limite fisico in realtà è stato molto la compensazione, perché ho dovuto imparare dei protocolli di compensazione, quindi un fatto tecnico, per scendere in profondità è necessario compensare la pressione esterna che aumenta, e chiaramente compensare per così tanti metri richiede la capacità di traslare aria verso le orecchie per così tanti metri in una condizione in cui in realtà la quantità di aria che tu hai a disposizione diminuisce progressivamente proprio perché la pressione aumenta. E quindi lì è un fatto tecnico, devi fare degli allenamenti tecnici e anche avere pazienza, tantissima pazienza di portare avanti questo percorso, che per chi come me non ha una compensazione naturalmente facile, anzi la mia è naturalmente difficile, è ovviamente un percorso complesso, anche fatto di frustrazioni, di momenti difficili, eccetera. L'aspetto fisico, quindi la capacità fisica di sostenere quel tipo di tuffo, era per me la cosa forse fra virgolette più facile, nel senso che io sono una persona molto determinata, molto disponibile al sacrificio, molto una grande forza di volontà, quindi nel momento in cui mi si propone un certo tipo di allenamento io vado e lo faccio, e quello non è una vera barriera. Quindi abbiamo costruito la prestanza fisica che serve per quel tipo di performance, e poi ti ripeto, il percorso più impegnativo per me è stato credere veramente che io con la mia vita, col mio essere professionista, madre, con tutti gli impegni e tutte le difficoltà, potevo invece centrare questo tipo di obiettivo, cioè era realmente una cosa che poteva far parte del mio cammino. E su questo ho lavorato tanto, è stata anche la parte più interessante, poi alla fine devo dire è stata la cosa che anche dopo aver centrato i 100 metri mi ha portato a voler continuare, perché mi sarei anche potuta fra virgolette accontentare o dire che ho realizzato delle cose, io ho realizzato anche dei record del mondo con le due pinne, sono stata campionessa del mondo, cioè ho avuto tante soddisfazioni, potevo in realtà anche pensare di fermarmi, ma il percorso mentale che avevo fatto era stato così interessante che a quel punto è diventato forse la parte che da un punto di vista motivazionale mi ha spinto di più a continuare. Cioè, alla fine ogni anno mi domando chissà cosa mi inventerò quest'anno per riuscire a superare tutte quelle difficoltà che so che tanto incontrerò, e chissà che cosa riuscirò a tirar fuori quest'anno dal cappello, e questo è diventato anche un po' uno stimolo. Molto stimolante, sì. Un percorso di crescita personale che poi io ho imparato a fare sott'acqua. Chiara, adesso noi abbiamo un video, ti chiederei di spiegarci il tuffo, perché allora lei si impegna nella disciplina regina dell'apnea, che è quella ad assetto costante con monopinna. Assetto costante significa che ha un collarino con un peso intorno al collo
che ti aiuta a vincere la forza che invece spinge in direzione contraria della muta, ma nel contempo poi quando torni su devi portartelo dietro, quindi ti aiuta probabilmente a scendere, ma poi diciamo che va bilanciato, ti porti appresso il minor peso possibile, che però ti permetta di fare una discesa non troppo dispendiosa, sennò sarebbe talmente faticoso fare i primi 30 metri che non avresti la possibilità. Allora, noi abbiamo, se appunto abbassiamo le luci, vediamo una prima parte, questi sono meno 104 metri. Questa è Charm l'anno scorso, è la stessa gara nella quale poi quest'anno ho fatto i 105. Se Andrea vuoi alzare un po' il volume, io non lo sento. Questo è il conto alla rovescia che segna il nostro official top, cioè il momento in cui siamo obbligati a partire. C'è una finestra di 30 secondi fra lo 0 e il più 30 in cui sono obbligato a partire. Che cos'è che fai quando adesso con la bocca? Questa è una ventilazione estrema, nel senso che io faccio un ultimo respiro molto profondo in cui cerco di mettere quanta più aria possibile e alla fine, sotto pressione, con una tecnica che si chiama carpa, continuo a inserire aria e quindi a stivare aria all'interno dei polmoni. Questo mi permette di passare da una capacità polmonare mia normale intorno ai 4,6 litri a 6,5 litri, quindi prendo quasi 2 litri in più di aria, che sono fondamentali per gestire soprattutto la compensazione. Queste sono le immagini del piattello, come vedete non sto più pinneggiando perché diciamo che dai 45 metri in poi circa sono negativa, questo significa che affondo. Ecco, ci fermiamo qui perché poi c'è la seconda parte. Okay. Ecco, quindi, la discesa parte con questo grande riempimento, quindi parto con tantissima aria, tutta questa aria è un po' il mio patrimonio, ciò che mi manterrà in vita nei successivi minuti durante l'apnea. Avere tanta aria, come dicevo, è molto importante per la compensazione, chiaramente è importante anche per gestire l'apnea, ovviamente più ossigeno ho e più questo aiuta. Avere così tanta aria in superficie chiaramente mi rende anche molto positiva, questo è il motivo per cui ho bisogno del famoso collarino, perché anche se ho una muta sottile, per esempio a Sharm dove l'acqua è tanto calda, una muta da 1,5 mm, ho comunque bisogno di un po' di piombo per riuscire a fare in maniera agevole i primi 20-25 metri. Ecco, poi cosa succede? Perché a me una cosa che mi incuriosisce è la porta dell'abisso, che è sempre una cosa che mi affascina. Che succede? Allora, mentre i primi, come dicevo, 25-30 metri, in realtà la profondità te la devi guadagnare, quindi c'è anche uno sforzo fisico significativo, che è quello che secondo me conduce gli apnisti alle prime armi ad esistere, no? Perché dici, ah, se ho fatto così tanta fatica per fare 10 metri, figurati come faccio a fare gli altri. In realtà tu hai fatto un sacco di fatica perché hai fatto proprio il pezzo più difficile. Ed è come se il mare, no, schierasse un po' le sue difficoltà subito, come se ti volesse tenere a distanza, ti volesse dire, ah, stai attento che qua, cioè, si fa sul serio. E quindi questi primi 25-30 metri sono quelli in cui non c'è tanto benessere, uno pensa all'inizio sarà la parte più bella, no, in realtà è una parte in cui devi mettere un certo faticare. Tipo di energia, devi faticare, essere confidente, perché sai che tu stai facendo quella fatica, ma che in realtà poi il tuffo diventa un po' più facile dopo, sembra strano, è controintuitivo, però è questo. Per cui dopo i 30 metri inizi a dover pinneggiare con meno intensità, quindi inizi veramente a goderti un po' di più l'abbraccio del mare, a sentirti un po' più a tuo agio, a poter pensare bene al rilassamento. Io personalmente pinneggio fino ai 50 metri, dopodiché non pinneggio proprio più per niente perché ho guadagnato una velocità sufficiente e la pressione esterna che aumenta, diciamo, tende a schiacciarmi verso il basso, per cui posso smettere di pinneggiare e andare in caduta. Questa della caduta libera è sicuramente il momento più affascinante delle discese in apnea. È come volare. È come volare perché sì, in realtà è una esperienza completamente diversa da quella che noi abbiamo sulla terraferma, dove siamo attaccati al terreno per la forza di gravità e lì sei sospeso, fluttui in un liquido, non nell'aria, e sei attratto verso la profondità come del mare, quindi in realtà è come se, sì, come se tu volassi e il mare ti risucchiasse verso di sé. E la caduta libera si associa anche con l'incremento della pressione esterna e quindi in realtà richiede che tu veramente abbandoni te stesso a queste condizioni ambientali che sono abbastanza estreme, per cui
non puoi opporre nessun tipo di resistenza, questo significa che anche a livello fisico devi raggiungere un livello di rilassamento pressoché totale per riuscire a continuare a scendere, per riuscire a compensare in maniera adeguata e soprattutto per risparmiare anche energie che ti serviranno durante la risalita. Per cui è proprio un momento di abbandono in cui dovresti riuscire a raggiungere il massimo della, come dire, del distacco da te stesso, da tutto il resto e vivere la vera presenza a quello che stai facendo, no? La vera, il vero qui e ora, cioè devi essere solo completamente preso da quello che sta accadendo senza nessun tipo di preoccupazione, di proiezione, di pensiero collaterale, di distrazione. Ecco, ti faccio delle domande banalissime. Non c'è niente di banale. No, no. Mentre scendi, pensi, e se sì, a cosa pensi? Allora, durante la discesa penso, ho come dire, un costrutto di pensieri un po' diversi nelle diverse fasi. Il primo pezzo, che come ti ho detto è quello faticoso, penso proprio questo, che so che quello è un momento di fatica, che devo pinneggiare molto bene, devo essere tecnicamente molto precisa per fare, per minimizzare questa fatica, ma so che è comunque un momento di piccola sofferenza, quindi so che la devo accettare, la devo superare. Via via che diciamo l'esigenza di pinneggiare si fa un po' meno forte, inizio ad abbandonarmi a dei pensieri più, come dire, di godimento dell'esperienza, quindi io banalmente mi ritengo una privilegiata per essere lì in quel momento, quindi mi dico ancora una volta sono qua, cioè non è che proprio mi dico le parole una per una, però il pensiero dominante è proprio il fatto di vivere una condizione che è riservata a pochi e che io ho la fortuna di poter godere, quindi cerco di cullarmi in questo pensiero e contemporaneamente, e chiaramente io ho un'esperienza molto grande di tuffi fondi, quindi le diverse fasi, come dire, sono state costruite nel tempo e vengono in maniera fluida, e quindi contemporaneamente anche fisicamente mi rilasso, so che devo abbandonare le spalle, cambio la posizione, all'inizio le braccia in su e le porto lungo il corpo, cerco la posizione più idrodinamica possibile, mi piace sentire l'acqua che mi scorre addosso e rendermi conto che sono parte integrante di questo universo di acqua, e quindi mi cullo un po' in questi pensieri positivi. È veramente il momento in cui raggiungo il contatto forse più intimo con la mia essenza, me lo dico anche questo, cioè penso che sono veramente io, che sono, è il momento in cui posso tirare fuori, è il momento in cui lasci, è una frase che mi piace ricordare, in cui lasci l'apparenza in superficie e porti con te l'essenza verso la profondità, quindi è proprio un momento di scoperta di se stessi. E con questi pensieri continuo fino alla parte proprio finale, quindi diciamo dagli 80 metri circa in poi, in cui devo essere completamente concentrata sulla compensazione, perché se tecnicamente sbaglio anche un piccolo dettaglio, purtroppo il tuffo si interrompe, perché se io perdo la compensazione sono obbligata a girarmi e tornare indietro, quindi non raggiungere il piattello. Siccome ho passato anni di frustranti girate anticipate che non mi hanno consentito di raggiungere il piattello, proprio perché, come dire, magari sbagliavo dei dettagli della compensazione terminale, dagli 80 in poi proprio a livello mentale penso che è tutto dentro la mia bocca, perché è l'aria che ho nella bocca, l'unica aria che posso gestire per compensare, perché non puoi più traslare aria dai polmoni, sarebbe pericoloso per le pressioni alte a cui siamo sottoposti, e quindi tutta la mia testa è dentro la bocca e penso solo a cosa devo fare per gestire correttamente la compensazione. Quindi è di nuovo un momento un po' di tensione, nel senso di attenzione, raggiungo un livello di attenzione così alta che, ecco, molte volte mi dico wow, che super focus che raggiungo in questo momento, è un tipo di concentrazione così elevata che forse nella vita normale non raggiungi quasi mai, neanche nell'esercizio della professione, perché è difficile che tu faccia una cosa che richieda una concentrazione istantanea così alta, anche per un tempo anche breve, perché nel senso da 80 a 107 ci vorranno 25 secondi, quindi non è che sia un tempo tanto lungo, ma il livello di concentrazione richiesto per fare quel pezzettino è super alto, e quindi
quest'ultima fase è proprio, penso al focus, sono focalizzata solo su questa cosa finché non raggiungo il piattello e quindi, come dire, la compensazione è finita, l'ho messa da parte. Il piattello, raggiungere il piattello significa la profondità che ha dichiarato. Questa che vediamo qua, questo è proprio il piattello. Che segna la profondità che voleva raggiungere. Sì. Altra domanda banale, e tu scendi con gli occhialini. Io scendo con gli occhialini. Sei con gli occhi aperti o con gli occhi chiusi? Allora, io tengo molto gli occhi aperti perché mi piace avere una presenza istantanea sul tuffo costante, cioè non mi piace perdermi nel tuffo. Ci sono atleti che invece amano questa condizione di smarrimento, di abbandono totale, quasi di non sapere dove sono. Io no, amo essere totalmente presente, amo, per me gran parte della gestione del rischio si fa anche così, quindi con una consapevolezza continua di chi sono, dove sono, cosa sto facendo in quel momento, come mi sto relazionando con l'ambiente esterno. E il contatto visivo, quindi l'attivazione sensoriale che la vista ti dà, tieni presente che la stragrande, cioè gli altri sensi sono grandemente sopiti perché l'udito, il tatto sono molto ovattati, quindi la vista, per quanto attraverso un occhialino e vedendo un cavo, quindi non è che devo vedere tante cose, però mi dà quel livello di attivazione che per me è ideale per mantenere un controllo completo della performance. Esiste per esempio in apnea la narcosi che è quella che, di cui soffrono anche i subacquei per questioni diverse, comunque la narcosi in apnea è comunque uno stato di ridotta capacità di controllo su quello che sta avvenendo, quasi come un senso un po' di stordimento, di ebbrezza, esatto. Io non soffro di narcosi, non ho mai sofferto di narcosi, ma principalmente penso di non soffrire di narcosi proprio perché esercito un controllo costante sulle varie tappe della discesa, della risalita, per cui rimango talmente concentrata che non consento al mio pensiero di andare via. Quando ero un atleta più giovane avevo questi momenti in cui proprio avevo la sensazione come se il pensiero si allontanasse da me, no? Avevo questa visione dell'attenzione e del pensiero che si allontanava da me, e questa cosa l'ho eliminata, non mi piace, e quindi la consapevolezza è sempre con me, dentro di me, fra me e il cavo, e questo è il motivo per cui tengo quasi sempre gli occhi aperti. Ogni tanto li chiudo, può essere un attimo perché magari voglio trovare un momento di connessione con me stessa più forte, però è episodico. Qui non sembra, però ci sono luoghi in cui ci si immerge dove è buio a 100 metri. Sì, Sciarme è molto luminosa. Oppure ci sono anche delle doline, no? Delle doline, sì, dove famose, blu ore, sì, dove sì, comunque dopo i 40 buio. È buio. Sì, sì. Il buio, mi diceva una tua collega, che fa venire anche le allucinazioni, si soffre anche di allucinazioni. Lei vedeva i Minions, per esempio. Allora, il buio è uno degli elementi che favorisce la narcosi, nel senso che tutto quello che fornisce una distrazione e quindi ti allontana dalla tua consapevolezza sensoriale, essendo l'apnea appunto fatta senza respirare, quindi con una disponibilità di ossigeno che diminuisce sempre di più, una delle prime cose che succede è che la lucidità, ovviamente, cioè il cervello che è meno ossigenato ha una lucidità decrescente. Tutto quello che contribuisce al decremento di questa lucidità poi ti porta ad essere più propenso, per esempio, ad avere effetti simili narcotici. Io ho fatto quest'anno per la prima volta dei tuffi al buio perché sono andata al lago, ho fatto i campionati italiani a Riva del Garda. E il record del mondo. Ho fatto il record del mondo in acque dolci, sì. Per dirti, nessuna esperienza al lago, non avevo mai fatto un tuffo al lago, non avevo neanche mai fatto un tuffo in un mare buio perché non sono mai stata al Blue Hole. Ho fatto 3 tuffi e poi il record del mondo. Li ho affrontati con la stessa mentalità con cui ho affrontato il tuffo in mare, quindi con un focus molto forte su quello che stavo facendo, e ho dovuto settare un sacco di cose perché chiaramente il buio cambia completamente la dinamica del tuo tuffo. Tieni presente che al lago è buio dai 20 metri in poi, quindi è sempre buio, e io avevo una piccola pila in testa, non avevo neanche mai fatto tuffi nella mia vita con la pila, quindi comunque mi sono dovuta abituare a tutte queste, diciamo, novità.
Però ti dico che alla fine ho amato il buio per il tipo di esperienza che mi ha permesso di vivere, che è stata completamente diversa da qualsiasi altro tuffo fatto in mare, e che mi ha portato, ti dico anche lì, ad un livello di connessione proprio con me stessa e di connessione con il tuffo in apnea ancora superiore rispetto a quello che avevo sperimentato in passato in un ambiente come il mare, che per me è molto familiare, molto accogliente. Chiaramente il lago non lo trovavo né accogliente né familiare, l'acqua è torbida, non si vede niente neanche in superficie, fa molto freddo, l'acqua è, c'erano 10 gradi oltre i 20 metri, insomma, diciamo che è tutto tranne che accogliente. Però in realtà anche lì ho messo un tassello della mia crescita che non avrei potuto realizzare se non facendo quel tipo di esperienza, perché certo. Comunque è così. Andrea, vediamo la seconda parte del tuffo, così lo terminiamo. Allora, la risalita è il momento più duro di un tuffo in apnea, però devo dire che la risalita da un piattello così gratificante parte con un livello di eccitazione che ti sostiene, particolarmente nello sforzo, perché sai di aver realizzato questa performance che per te era appunto importante, quindi parti carica. So, e mi godo quel momento in cui sono carica, che affronterò un momento di grande sofferenza, perché a un certo punto l'ipossia si fa sentire parecchio e quindi hai tutte quelle sensazioni di un po' di forze che ti abbandonano, di quasi voglia di mollare, che sono tipiche dell'ipossia. Quindi affronto la risalita, diciamo, con forza in tutti quei metri che sono, diciamo, da 104 almeno per arrivare a 70, quindi i primi 30-40 metri che so che richiedono tanta intensità, perché la pressione è tanta e devo riguadagnare, diciamo, una zona un po' più confortevole. Poi io tendo anche a cambiare pinneggiata, quindi diciamo che suddivido anche la risalita da un punto di vista tecnico, e questo mi aiuta a gestire meglio questo tempo, cioè c'è tanto tempo che tu devi passare in cui vorresti respirare e non puoi respirare, quindi devi trovare degli artifici che ti permettano di gestire, delle strategie mentali che ti permettano di gestire in maniera positiva questo intervallo. E poi arriva il momento in cui incontro i safety, che in gare come queste, diciamo che il safety fondo viene anche a 40-45 metri. Gli uomini della sicurezza. Gli uomini della sicurezza, sì. E lì diciamo che intanto so che non sono più sola, e quello già è un momento di grande distensione. Infatti, perché ti chiedevo, ma ti senti sola lì sotto? Ma mi sento sola, ma è un bel sentire, nel senso che sai che stai facendo una grande impresa con le tue forze, che tutto, come dire, si poggia su quel percorso che tu hai fatto, che è stato così forte, così intenso, così importante, che sei capace di sostenerlo da sola. E quindi in realtà è una bella solitudine. Però è ovvio che se... Quando vedi gli omini dici... Beh, quando vedi gli altri dici ok, ce l'ho fatta, veramente ero così solida, ho fatto quel pezzo che dovevo fare da sola, però adesso siamo insieme ed è anche bello che ci sia qualcuno che finisce questa strada insieme a me, che è lì solo per me, che sta guardando come mi muovo, che tipo di sguardo ho, che tipo di atteggiamento ho, che è in grado di interpretare tutti i segnali che arrivano dal mio corpo senza che io debba, come dire, prodigarmi nel far capire come sto, e questo è un grandissimo conforto. E in quel momento inizio a pensare solo alla gestione dell'ipossia, quindi so che devo gestire l'ipossia, devo gestire questa, come ti dicevo, questa condizione in cui a livello mentale perdi la lucidità e quindi potresti andare verso il blackout, e quindi mi dico attivati, rimani focalizzata, so che devo fare una sequenza di cose che mi condurranno all'uscita, e mi avvicino anche al protocollo, che è quello famoso che serve per avere la convalida dei tuffi, e quindi diciamo che negli ultimi 10 metri io mi tolgo il tappanaso, che è appunto quello che ho per bloccarmi le narici per poter compensare durante la discesa senza portare le mani al naso, quindi almeno ho già le vie aeree superiori libere, e mi preparo all'uscita sia fisicamente sia mentalmente. So che devo ventilarmi alla perfezione, perché se sbaglio la ventilazione in uscita posso comunque
ancora avere un blackout in superficie e devo completare il protocollo secondo le regole della gara che sto facendo in maniera precisa nell'arco di tempo che mi è concesso per avere la carta bianca, che è quella che sta mostrando in, questo, in questa immagine il giudice, e che è appunto la convalida del mio tuffo, e solo lì potrò esultare. Facciamone un applauso perché ci ha fatto fare il tuffo insieme a lei. Guarda, una cosa carina che si è vista nell'altro video, che è il tuffo dei 105, diciamo che il giorno che ho fatto i 105 è stato proprio così un tuffo benedetto, non so come dire, è stato un tuffo facilissimo. Aspetta che ci arriviamo, non mi... Ah no, ma perché nel video si vedeva una cosa carina, cioè io a tipo 5 metri dalla superficie vedo l'operatore che mi sta facendo il video e gli faccio il pollice, che uno a 5 metri dalla superficie da un tuffo così, cioè normalmente tutto sta pensando tranne che fare l'ok a un video operatore, perché sei veramente rapito da riuscire a completare questo tuffo. Ma io ero talmente lucida, talmente riposata, e questo è il motivo per cui poi ho fatto i 107, che gli ho fatto l'ok così e poi sono uscita e ho fatto il protocollo. Lui mi ha guardato. Quindi, è questo quindi Chiara, è più facile scendere o salire o risalire? O più difficile, viceversa? Allora, diciamo che è sicuramente più difficile scendere perché tu puoi sempre scegliere. Cioè tu durante la discesa hai sempre la possibilità di scegliere, puoi tornare girare indietro, tornare indietro. La risalita è obbligatoria e quindi in realtà è, diciamo, più facile, nel senso che se vuoi tornare devi metterti a pedalare, non hai scelta. Senti, noi andiamo avanti, anche abbiamo le foto che adesso sono delle bellissime foto, oltretutto, no, io direi che andiamo avanti, Andrea, con le foto, ecco, dell'immersione. C'è anche il mio fotografo in sala, che si chiama Paolo Zanoni, che ciao, è l'autore Paolo. Di tutte le foto più belle che bellissime. Ho. E c'è una magia dietro ognuna di queste foto, nel senso che sicuramente chi va sott'acqua coglie tante emozioni, tante... veramente, non lo so, son foto che bucano il cuore, secondo me. Davvero. Ecco, lo scopo dell'immersione è raggiungere il piattello. Tu dichiari prima, voglio arrivare a 104 metri, devi arrivarci, prendi il piattello, torni su, ti convalidano il tuffo. Ma in verità l'obiettivo qual è? Superare se stessi. C'è chi dice che quando ci si immerge in se stessi, è vero? Sì, sì, sicuramente questo è un tratto comune, diciamo, di tutti gli apneisti, e che in realtà prescinde dalla profondità. Quindi ciascuno ha le proprie profondità, in realtà prova lo stesso, le stesse emozioni, le stesse paure, le stesse difficoltà, le stesse gratificazioni, le stesse frustrazioni, ciascuno chiaramente le pone al proprio livello, però anche io nella mia storia c'è stato il periodo in cui 40 metri erano impensabili, quello in cui 70 erano impensabili e via dicendo. Per cui certamente l'apnea è uno sport che principalmente pone una fortissima sfida con se stessi, e solo se sei capace di accettare la sfida con te stesso puoi andare avanti, perché in realtà non è facile accettare la sfida con se stessi, è la più complessa, in realtà siamo sempre gli avversari più temibili, no? Noi con noi siamo dei terribili avversari, per cui non mi piace neanche il termine sfida, perché in realtà non è quello che... non penso che sia la sfida il tratto, come dire, più significativo della mia esperienza e forse della maggior parte delle esperienze degli apneisti. Più che una sfida è un percorso in cui tu raggiungi degli obiettivi e desideri scoprire cosa c'è oltre. Desideri scoprire anche chi c'è oltre, cioè chi sei tu. È attraverso la profondità che poi diventa un po' uno strumento, perché che differenza ci può essere fra i 104 che ho fatto nel 2022, i 105 nel 2023 o i 107, no? Cioè alla fine su un metro, due metri, tre metri non possono portare in sé così tanta crescita, ma sei tu. Cioè la persona che si è messa in discussione ancora per un altro anno e ha scelto di riprendere quel cammino
perché è chiaro che per arrivare a 105 ho dovuto rifare 90, 95, 100, 103, cioè non è che sono entrata in acqua e ho fatto 105, no? Quindi ho dovuto riabbracciare tutto quel tipo di percorso con le difficoltà che comporta, con le frustrazioni che inevitabilmente arrivano, o anche magari scoprendo come quest'anno che alla fine ho fatto un percorso super fluido, in cui in realtà ho avuto il minor numero di intoppi da sempre della mia vita di atleta, in un anno in cui pensavo che avrei smesso, perché comunque ho 47 anni e ho una vita complessa, ho un sacco di cose, e invece poi alla fine quest'anno è stato il più liscio di tutti gli anni della mia esperienza, capito? E quindi anche alla fine, anche quest'anno mi sono detta, guarda che esperienza incredibile che ho fatto e alla quale avrei rinunciato se semplicemente non avessi avuto il coraggio di fare anche questa stagione agonistica, grazie al grandissimo supporto della mia famiglia, che è qua in prima fila anche oggi. E che ci arriviamo. Ti leggo una frase di William Troubridge, che è stato uno dei pionieri dei 100 metri, che dice... Pensa che io ho iniziato a fare apnea con William, esatto, nel 2003, famoso, abbiamo fatto insieme il corso estivo da Umberto Pellizzari, lui faceva un corso alla Santa Teresa di Gallura, io e William, neofiti dell'apnea, facevamo tutti e due 40 metri, eravamo i più forti del corso, però per dirti facevamo 40 metri, anche insomma ce la giocavamo per fare 40 metri, e lui aveva detto che lui avrebbe voluto fare il professionista di apnea. Io, ma William, ma come fai a dire che vorrei fare il professionista? Ma che ne sa? Sì, no, io voglio fare il professionista, adesso mi trasferisco a Santa Teresa. E poi l'ha fatto veramente, l'ha fatto così. Lui dice, ci si dimentica del corpo, di tutte le distrazioni e ossessioni terrestri, stare sott'acqua cancella il passato e le ansie per il futuro. Nel blu c'è solo il presente, è vero? Verissimo. Cosa c'è là sotto? Esattamente, solo il presente, in realtà è l'esperienza di presente più forte che si possa fare, perché come ho sentito dire anche da altri allenatori di altre discipline, la capacità di vivere quell'istante come se tutta la tua vita dipendesse da quello è una capacità che non è facile da raggiungere. L'apnea ti offre una vera scorciatoia, perché veramente la tua vita dipende da quell'istante, e quindi in questo senso ti offre un terreno veramente fertile per realizzare quel tipo di crescita che ti conduce a essere totalmente concentrato sul tuo presente attuale, che vuol dire anche vivere la tua vita anche fuori dall'acqua con un livello di presenza molto alto, che poi è la chiave per il successo, laddove per me successo è la felicità personale, cioè il sentirsi realizzati, nel senso che sei stato capace di fare le scelte che desideravi e continui a essere capace ogni giorno di fare le scelte che desideri. Quindi l'apnea, richiedendoti questo livello di presenza, cioè l'apnea ti vuole tutta per sé, il mare ti vuole tutto per sé, non accetta di condividerti con altri e non accetta di condividerti con altri pensieri. Per cui diventi veramente capace di lasciare tutto, la tua storia, il tuo passato, le tue aspettative, le tue proiezioni, e tanto più sei capace di fare questo, tanto migliore è la tua esperienza in apnea e anche i risultati. Cioè io quest'anno l'ho raccontato, insomma, chi magari mi segue sui social l'ha letto, ho raccontato in tutti i tuffi che ho fatto di aver sperimentato una presenza superiore a qualsiasi altro tuffo nel passato, cioè sono veramente arrivata a essere totalmente concentrata, libera da sia da recriminazioni rispetto magari ai tuffi precedenti, sia da aspettative sui tuffi successivi, da preoccupazioni per il tempo, magari c'è poco tempo o pochi tuffi. Nessuno di questi pensieri mi ha mai disturbato e ho condotto infatti un percorso che poi effettivamente è stato super. L'unico tuffo in cui ho perso un pochino questa connessione sono stati 107, difatti ho sbagliato il protocollo, però era anche fisiologico, perché veramente ero stata una macchina da guerra, avevo fatto tutto perfetto, e quindi per dirti quei 107 che non avrei neanche mai pensato di dichiarare, perché non era nemmeno nel ventaglio delle ipotesi più rose di un percorso per quella stagione, quando poi li ho dichiarati sono arrivata in acqua e li ho fatti anche bene,
stanca perché venivo da 6 tuffi precedenti tutti impegnativi, 105 fatti in meno 24 ore primi, quindi senza riposo. Hanno iniziato a venire un po' di preoccupazioni proprio rispetto al fatto che non avessi riposato in maniera adeguata, magari potessi avere degli incidenti relativi a poco riposo, quindi già lì ho iniziato ad allontanarmi dalla presenza, capito? Mi sono resa conto che non ero più così tanto focalizzata, però il tuffo è stato bellissimo, ho fatto un protocollo lungo, ho impiegato 25 secondi invece che 15, ma per dirti che quando poi mi hanno dato la carta, il cartellino rosso, tutti mi hanno applaudito, compresi i giudici, tanto che io ho detto ma... cioè non ho capito cosa è successo, perché mi state applaudendo, mi date il cartellino rosso, c'è qualcosa, ha raggiunto il 107, ho detto, poi però quella, c'è qualcosa che non ho la capito, la parte finale della respirazione, del, ci sono 15 secondi che devi fare una sorta di protocollo d'uscita, sì. Lei l'ha fatta con qualche, però io sono rimasta sempre vigile, sempre, non mi hanno toccato, non hanno omologato il tuffo, non hanno omologato, però mi hanno applaudito anche loro, che mi hanno detto Chiara guarda già solo che l'hai fatto questo tuffo sei stata veramente brava, e comunque l'hai fatto bene, cioè non ho fatto il protocollo però il tuffo era fatto bene, quindi anche questo per me è stato un tassello nel mio percorso personale a livello di fiducia, perché io comunque quel tuffo l'ho fatto bene in condizioni non ideali, quindi questo è una di quelle cose che io mi porto a casa e che ha portato il livello mio di autoconsapevolezza sicuramente più in alto. Quindi Chiara, la prima cosa ti dà la presenza, cosa porti a casa dalla prima? È tutto, cioè la persona che sono, non sarei la persona che sono in niente, cioè non sarei la stessa madre, non sarei lo stesso medico, non sarei la stessa compagna, non sarei la persona che sono se non avessi fatto questo tipo di esperienza, e raccolgo dei risultati straordinari in tutto quello che faccio per questo bagaglio che mi porto appresso, e quindi mi sento di avere più strategie come medico, mi sento di avere più capacità come madre, come compagna, più capacità di ascolto, perché ho imparato ad ascoltare me stessa. Cioè dopo che tu impari ad ascoltare te stessa, sei capace di ascoltare gli altri, perché hai impostato la comunicazione più importante che esiste al mondo, che è il tuo dialogo interno. E quindi capisci come le regole della comunicazione, quindi del comprendere anche l'altro, siano le stesse che tu devi imparare a tenere a bada per comunicare con te stesso. E siccome noi siamo i nostri peggiori nemici, quando veramente tu sei al comando di questa astronave che ha così tante diverse attività da tenere sotto controllo, e poi ti ritrovi una ricchezza che riesci a mettere a frutto in tutte le altre attività, per cui io mi sento infinitamente grata all'apnea, perché non avrei fatto un percorso di crescita così intenso e così fruttuoso, cioè magari avrei fatto delle altre cose perché avrei sentito questa esigenza, ma non avrei trovato, cioè anche trovare un territorio fertile per la propria crescita è un fatto importante, perché è di stimolo. Tu hai parlato prima della famiglia, noi abbiamo, ci sono le tue figlie, tuo marito Edmondo in prima fila, ecco, hai parlato prima, hai detto, ho avuto due figlie e mi sono dovuta fermare, perché di fatto non ci sono altre donne che hanno continuato a fare, cioè che poi hanno ripreso l'apnea dopo aver avuto un figlio, una figlia, aver allattato, come hai detto tu. Allora sicuramente non c'erano allora, non so se adesso qualcuna, però diciamo che atlete del mio livello che abbiano avuto dei figli e abbiano poi continuato, no, nel senso che c'è stata una grande campionessa che è Natalia Molcianova, la campionessa russa scomparsa, ma lei ha iniziato a fare apnea che i figli erano grandi, perché lei ha avuto figli da giovani, ha iniziato a fare apnea da grande e quindi i suoi figli erano già grandi. E ci sono stati atleti come Mandy Ray Cruikshank, che era una fortissima atleta canadese, che quando ha scelto di diventare mamma ha smesso di andare sott'acqua. Quindi in realtà questa esperienza di voler continuare ad andare sott'acqua anche in maniera molto rapida dopo la gravidanza l'ho fatta io, l'ho fatta un po' sulla mia pelle, sperimentando, imparando anche lì ad ascoltarmi molto. E anche questa è stata un'esperienza molto intensa e gratificante per me, però per dire, io
allattavo e andavo sott'acqua, ci uscivo dall'acqua con la muta, mi toglievo la muta e allattavo, quindi cose anche veramente fuori dai canoni. Ho imparato a essere libera a livello intellettuale, cioè libera da pregiudizio, libera dal dover stare all'interno di stereotipi che veramente per una donna che allatta sono anche non farti il bagno nell'acqua fredda perché perdi il latte, che io andavo a 60 metri, 70 metri e non perdevo il latte, però questa cosa l'ho fatta assumendomi la responsabilità di quello che stavo facendo sulle mie spalle, e ti garantisco che non è facile quando comunque tutto intorno a te in generale c'è un mondo che con le migliori intenzioni però rema contro. Cioè non è che chi mi remava contro lo faceva malintenzionato, lo faceva ovviamente pensando di salvaguardarmi, però mi remava contro e quindi era una continua affermazione di me stessa. Sì. Ecco, tu mi hai detto, mi ricordo un giorno che tu mi hai detto, per superare i 100 metri ho bisogno di tutta la famiglia. Perché? Perché la famiglia per me è stata da subito ed è tuttora sicuramente la cosa più importante della mia vita, per tantissimi motivi. Io vengo anche da una storia familiare personale non di unione, e quindi per me avere una famiglia unita è una grande vittoria, grandissima, più di qualsiasi altro record. E a maggior ragione è un successo straordinario poter condividere un percorso così intenso, così interessante, così gratificante con le persone che amo di più al mondo, che per me sono più importanti in assoluto. E non avrei mai potuto rinunciare alla mia famiglia per andare sott'acqua, e quindi avrei certamente rinunciato all'apnea, sarebbe stato comunque una perdita per me, per la mia evoluzione personale, ma probabilmente anche per loro, perché saremmo cresciuti diversamente come famiglia, e tutti loro hanno avuto il coraggio, la capacità, l'apertura, la mentalità giusta per seguirmi, e abbiamo fatto insieme, perché in realtà tutta questa strada l'abbiamo fatta insieme, un percorso che mi rendo conto anche oggi che ho figlie adolescenti, quindi magari in un'età che potrebbe essere particolare, e mi rendo conto che tutto questo ci unisce ancora di più di quanto non saremmo stati spontaneamente uniti per fatti, come dire, personali, di mentalità. E quest'anno, la stagione di quest'anno, io posso dire che l'ho fatta grazie alla mia famiglia, perché io ero determinata a non fare una stagione agonistica, perché un po' per stanchezza, un po' perché ho avuto un anno professionalmente molto sfidante con delle difficoltà molto importanti sul lavoro da superare, per cui ero stanca, banalmente stanca, e quindi volevo andare in vacanza, che io normalmente chiudo lo studio e vado a fare queste cose che sono molto stimolanti ma tutto sommato tranne che riposanti, e quindi ho detto basta, forse c'ho bisogno anche di fermarmi, di fare una vacanza. Invece in realtà sono stati loro, mio marito e anche le mie figlie a motivarmi, a dirmi no mamma, ma tu devi andare, devi fare la gara, questa è la tua vita, noi l'abbiamo sempre fatto, noi vogliamo venire con te. E quindi mi hanno dato una forza straordinaria che quest'anno un po' mi mancava, e insomma loro sono stati capaci di darmela, io l'ho raccolta e l'ho portata con me. Ma sì, un applauso ci vuole. Abbiamo una foto, ecco. Mentre sto leggendo la domanda mi do anche la risposta e dico potrei evitarla, però te la faccio lo stesso, nel caso semmai tappiamo le orecchie a tuo marito, perché... Mio marito, ecco, guarda, io... penso che ormai si è andato tutto. No, perché ovviamente la domanda è, ma tu non hai paura che ti possa accadere qualcosa? E certo, visto che tuo marito, che fa anche altre cose, ma è anche capo della sicurezza, quindi delle persone che stanno intorno a te quando ti immergi, il fatto che ci sia lui ti rende più tranquilla? Ecco la domanda, perché ovviamente non puoi dirmi no, però... Certo, qui sono obbligata a dirti di sì. No, è vero. Allora, il fatto che ci sia lui, ma soprattutto che ci sia stato in tutti questi anni, mi ha reso più tranquilla. Quindi lui è stato sicuramente il grande artefice di questa crescita così significativa, perché ha contribuito a creare condizioni di sicurezza e una situazione anche emotiva di cooperazione, di complicità, che ha favorito la crescita. È chiaro che io... Non hai paura? No, io ho paura, io lo faccio
nonostante la paura. Non è che vado sott'acqua perché non ho paura, io vado sott'acqua nonostante la paura, ma tutti noi viviamo nonostante abbiamo una grandissima paura di vivere. Quindi fermarsi di fronte alla paura, secondo me, in generale è rinunciare a vivere, perché nel momento in cui consenti alla paura di sovrastarti, tu inizi un percorso a ritroso in cui arretri, alla fine potresti trovarti con le spalle al muro e senza più la capacità di andare da nessuna parte. Per cui il discorso della paura è un discorso molto articolato, molto complesso, molto interessante, e non bisogna, come dire, avere nemmeno l'illusione di eliminare la paura, perché sarebbe folle, perché la paura è quello che ci tiene in vita, che ci aiuta a fare le cose con grande attenzione, che ci permette di crescere, ma ci permette di crescere nel momento in cui noi ci relazioniamo con la paura in maniera, come dire, propositiva, cioè io valgo almeno quanto le mie paure e posso, come dire, migliorare me stessa e acquisire delle abilità che mi permettono di gestire il rischio. Perché il discorso è veramente lungo e veramente interessante, nel senso che, per dirti, io lavoro, siccome non mi bastava il resto, lavoro anche come speaker motivazionale con le aziende, eccetera, e si parla spesso della paura ed è un workshop molto intenso e importante che faccio. Ma innanzitutto bisogna distinguere la paura, come dire, realistica dalle paure immaginate, e già questo è un gran bel lavoro, perché se no abbiamo paura dell'uomo nero e poi magari guidiamo parlando al cellulare, quindi cioè, bisogna anche un pochettino essere realistici. Ma anche nell'ambito delle paure reali, quindi quando hai veramente la capacità di porti di fronte a paure che rispecchiano dei rischi concreti, perché poi la paura va relazionata al rischio, allora lì inizia il tuo percorso di gestione del rischio. Cioè, ok, esiste questo rischio, come questo rischio può essere arginato, quali sono le componenti che rendono questo rischio più o meno, come dire, concreto, reale o grave, cosa posso fare io per esercitare controllo su questo rischio, cosa possono fare le persone che lavorano con me per controllare questo rischio, a che livello di gestione arriviamo e quindi quanto il rischio residuo è per me accettabile. Però noi accettiamo dei rischi residui quotidianamente, se no non dovremmo guidare la macchina, non dovremmo prendere un aereo, non dovremmo neanche uscire di casa, ma nemmeno in casa, cioè non dovremmo vivere, entriamo dentro la bara, ci mettiamo seduti in attesa che il cuore smetta di battere, perché di fatto l'accettazione, ciascuno poi sceglie che ti, cioè qual è il range di rischio che è disposto ad accettare, questo è un lavoro personale, che chiaramente, come dire, nessuno ti può dire che rischio tu devi accettare nella tua vita, però dobbiamo essere consapevoli che tutti noi accettiamo dei rischi che si chiama vita. Andiamo avanti. Ecco, perché poi tu hai anche un lavoro. C'è anche un lavoro. Hai uno studio, 7 dipendenti, sei dentista, medico dentista. Ecco, sei una donna, ti alleni tutti i giorni. Ora, sei super organizzata, evidentemente. Perché sono molto organizzata. Stasera ti ho chiamato e ho detto, sto facendo ripetere la lezione a mia figlia. Quindi hai, appunto, le lezioni di tua figlia, lo studio medico, ti alleni ogni giorno. Però lo sai una cosa, ma guarda che è un'esperienza che secondo me fanno tutti. Più fai e più riesci a fare. Meno fai e più ti accomodi in una condizione in cui sembra che tutto è possibile. Ma io te lo dico anche per me stessa. Cioè, se ho un giorno di vacanza, ti sembra che questa giornata passi e non hai fatto niente. Dici, ma come è possibile che gli altri giorni faccio 400 cose e oggi non ho fatto nulla? Perché è così. Poi è anche bello ogni tanto abbandonarsi a un giorno in cui non si fa nulla. Però la realtà è che più tu fai, più tu hai. Intanto elabori strategie e quindi riesci a superare problematiche che magari in altre occasioni richiederebbero più tempo per essere evase, e superi facilmente perché hai le strategie. E poi hai anche l'entusiasmo, perché più fai e più ti realizzi, più diciamo che diventa stimolante in sé per sé il percorso e diventa anche un qualcosa che è più la forza che ti torna indietro del dispendio energetico che tu ci devi mettere dentro per far funzionare tutto il sistema. Quindi in realtà la professione è una cosa nella quale io mi sento molto gratificata, che a me piace molto, ho una relazione bellissima col mio team, ho costruito una squadra stupenda,
una bellissima relazione con i pazienti, mi piace, quindi per quanto sia impegnativo devo dirti che anche in questo mi reputo una privilegiata, perché faccio tutte cose che mi piacciono. La famiglia è impegnativa, ma per me era un grande sogno anche quello, e quindi oggi vedere che ho un marito col quale condivido tutto e due figlie che, con le quali c'è un rapporto che io non avrei nemmeno sognato nei miei, come dire, sogni più arditi, e quindi non è pressione questa, ecco, è così, è un treno in corsa, ma molto, molto stimolante, molto, molto arricchente, per cui in realtà sono molto grata. Senti Chiara, ma se tu non avessi fatto invece il medico dentista, ma solo l'apneista, saresti una donna più profonda? Come metri, dicono. Ma sarebbe facile dirti di sì, la realtà è che ti dico non lo so, perché non so che tipo di percorso avrei fatto, quindi che difficoltà avrei incontrato e che abilità avrei avuto di affrontare quelle difficoltà, quindi in realtà non lo so. Se avessi fatto sempre solo l'apneista, se sarei diventata più forte di quello che sono oggi. So per certo che se io oggi mi fermassi, ipoteticamente avessi una finestra spazio-temporale e potessi per un anno solo allenarmi, sono sicura che raggiungerei profondità molto importanti. Cioè, mentre anni fa vedevo le atlete più forti di me come forse delle come dire, realtà irraggiungibili, oggi ti posso dire che con, come dire, il percorso che ho fatto, gli strumenti che ho, sono sicura che se io mi fermassi e quindi potessi allenarmi con le intensità con cui si allenano le altre, sarei certamente a quelle profondità, non ho nessun dubbio. Però ripeto, non hai nessun dubbio, non hai rimpianto di non farlo? No, non ho rimpianto, perché sono contenta di quello che ho fatto, la mia vita era questa, no? Io credo un po', non ti voglio dire nel destino, però credo che ognuno di noi abbia un ruolo nel mondo, una sua strada, una sua funzione, dei suoi talenti, e io penso di averli messi tutti a frutto e di aver fatto la strada che probabilmente era giusta per me. Tu hai detto, hai dichiarato prima la tua età, quindi non sì, no, è segreto. Posso permettermi di chiedere. Ecco, quindi 47 anni, prima domanda, se sei una super donna. Seconda domanda, qual è il tuo segreto? Terza domanda, fino a quanto si può andare avanti ad alti livelli? Questa terza è quella che mi faccio anche io, quindi la risposta non ce l'ho. Andrò avanti anno per anno, come ho fatto poi negli ultimi, semplicemente vivendo il presente in senso espanso, per cui il presente, che può essere il mio presente di quest'anno, e quindi senza troppe proiezioni anche in quel senso di tipo agonistico, e anno per anno valuterò la mia situazione personale, fisica, emotiva, psicologica, e quindi deciderò e capirò se è ancora il momento di fare certi tipi di tuffi, o se magari voglio fare delle cose diverse. Cioè, io andrò sott'acqua tutta la vita, mi immagino a 80 anni sparando spigole nella schiuma, capisci? Questa è la mia visione, quindi il mare ci sarà sempre nella mia vita, no, non so dove mi tarerò, questo anno per anno lo verificherò. Non sono una super donna, sono una persona che ha, sono stata una bambina molto curiosa e sono rimasta una persona molto curiosa, quindi ho molta spinta ad andare avanti in generale in quello che faccio. Sono una che si alza la mattina e vuole vedere il cielo, vuole vedere il sole, sono un entusiasta, ho tanta energia, e questo penso che non faccia di me una persona super, semplicemente è un'attitudine che ho avuto anche la fortuna di poter poi esprimere in scenari che mi erano molto congeniali, ripeto, come il mare, che per me è sempre stato un po' un rifugio. Io sono stata un'adolescente così, con tanti piccoli problemi, ti ripeto, ho avuto una famiglia disunita, tanti dolori, e sempre il mare è stato per me un rifugio, e quindi in realtà poi scoprire che quello che era un rifugio per le mie tristezze è diventato poi il teatro delle più grandi gioie, io penso che sia un grande privilegio, e quindi
sicuramente ha dato una spinta molto forte alla mia crescita. Stiamo andando verso la fine, c'è ancora uno spezzone di video, perché noi poi prima ci siamo fermati all'inizio, ve l'abbiamo fatto vedere solo in parte, ed è proprio gli ultimi secondi del tuffo di meno 5, 105 scusate. Prossimo obiettivo, profondità? Ma allora, se farò una stagione agonistica l'anno prossimo, ma io devo dirti la verità, allora questa è l'uscita dei 105, insomma come avete visto ho fatto un protocollo molto veloce, cioè ho fatto i primi 3 respiri che sono quelli poi fondamentali per ripristinare una pressione parziale di ossigeno diciamo buona e ho dato l'ok molto velocemente. Il tuffo successivo, il 107, è stato un'uscita diciamo buona, semplicemente con un protocollo più lungo, quindi ripeto, per me è un tuffo che ho portato a casa nella mia testa. Per cui in realtà se vado in acqua, io vado per i 110, perché è una misura che mi sento. Per fare conto tu. Sì, cioè, la verità è che vado per i 110. Bene, ultima fotografia e ultima domanda. Torno all'inizio e adesso. Quella ragazza da quella parte lì, quindi quella più giovane, avrebbe mai immaginato cosa avrebbe fatto, potuto fare quella leggermente più adulta? No, assolutamente no. Infatti devo dirti che una cosa che penso spesso, che mi è capitato anche di dire, è che se quando avevo anche 20 anni avessi saputo che a 47 sarei stata così felice, mi sarei preoccupata molto meno. Ma forse se mi fossi preoccupata meno non sarei arrivata a essere così felice a 47, capito? Quindi non sai mai dove sia l'inizio e la fine di questo percorso che poi è la vita. Sicuramente quando ero giovane ero molto preoccupata in generale. Preoccupata? Preoccupata, sì, uso proprio la parola preoccupata. Ero preoccupata così di come sarebbe stata la mia vita, il mio futuro, perché sentivo di avere delle esigenze interiori forti e non sapevo come sarei riuscita a concretizzarle nella vita, perché cioè io studiavo, sì, sarei diventata dentista, però non sapevo se poi questa vita sarebbe stata veramente piena, una vita tonda per me, o magari una vita un po' troppo incanalata, un po' troppo arida per la mia interiorità. E invece poi diciamo che ho imparato questo, a essere libera e quindi ad ascoltarmi, a non farmi condizionare troppo dal pensiero degli altri, a non farmi schiacciare troppo dal giudizio degli altri. E ho imparato a pensare a me stessa come una persona libera e si è aperto questo percorso straordinario, quindi... Sì, proprio mi fa tenerezza guardarmi quando ero più giovane. E questa donna qui invece più adulta, quindi ha realizzato i sogni della ragazza più giovane? La cosa incredibile è che ne ha realizzato molti di più. Ha realizzato i sogni che non pensavo nemmeno di avere. Questa è la cosa straordinaria. Cioè non posso dire che ho realizzato il mio sogno. Cioè ho realizzato dei sogni che non sapevo neanche mi appartenessero. Sono... sono veramente estremamente grata alla vita per aver disseminato nel mio percorso tante alterne difficoltà e gratificazioni che mi hanno portato fino a qui. Ho imparato a essere grata, perché non lo ero quando ero giovane, e anche questa è una cosa che ho imparato. Chiara Ubini. Grazie. Grazie Chiara. Bene, a questo punto non vi do appuntamento al 2024, speriamo. Grazie di essere stati con noi, buona serata. C'è una domanda. Attenzione, mi sono dimenticato. Vai. La domanda.
Allora, io non faccio tanta statica, allora ho imparato anche nel mio percorso di apneista a fare le cose che mi piacciono, quindi ho sgombrato il campo da tutte le cose che non mi piacciono, non mi è mai piaciuta né la statica né la dinamica, non mi piacciono le discipline in piscina, io sono un essere marino, quindi in realtà non ne faccio, però quando ero più giovane la facevo per forza perché bisognava farla. Diciamo che il mio record di statica a secco, quindi tu dici sul divano così, è forse 4 minuti e mezzo, facevo delle cose così, 4 minuti e mezzo, 5 facevo a secco a casa, quando facevo delle piccole tabelle di statica in casa. In acqua ho fatto 6 minuti, forse 10 così, ma ripeto, non è mai stato il mio, l'ho sempre un po' subito più come allenamento che non, come dire, vissuto con gioia, e quindi diventando grande ho tolto tutte le cose che non mi piacciono e non le faccio più. Altre domande? Così ho il microfono, eccolo lì. Una domanda. Glielo vuole passare così almeno? Grazie. Una domanda che riguarda sia il medico che l'apneista. Tornando indietro, quando facevi 40 metri, teoricamente uno dice, considerando l'aria che uno mette nei polmoni e l'aria del volume rigido tra trachea e bocca, teoricamente dopo i 50-60 metri ci sono dei problemi notevoli. Ha sempre detto fiducia e consapevolezza. Come medico, come ha affrontato il voler superare i 50-60 metri? Chiaramente adesso arriva a 100, è molto molto di più. In realtà come medico e quindi studiando possibilmente, quindi cercando di capire quali fossero le metodiche più sicure per poter appunto affrontare profondità crescenti senza avere incidenti, senza avere problematiche. Per cui il percorso di fiducia e consapevolezza, come ti ho detto, diciamo si nutre di abilità che tu devi ovviamente conquistare. E fra queste c'è l'abilità, per esempio, di compensare in maniera corretta, quindi senza fare degli sforzi compensatori che effettivamente mettono a rischio e comportano degli, diciamo che gli incidenti più gravi che ci sono oggi in apnea non sono nemmeno più legati al blackout, che è un rischio che ormai, diciamo, siamo in grado di gestire benissimo, e a meno che non sia un pazzo squinternato, il blackout si verifica in una finestra di profondità durante la risalita che siamo in grado di gestire. L'incidente più grave che esiste adesso in apnea in realtà è l'accumulo di liquido all'interno dei polmoni, quello che noi chiamiamo edema polmonare. Sei un medico? No. Okay. Quindi quello che noi chiamiamo edema polmonare come apneista, che per i medici non è un edema polmonare da scompenso cardiaco ovviamente, ma è un edema polmonare da stravaso di liquido nei polmoni. Quello è l'incidente più grave che possiamo avere oggi in apnea, che però è quasi sempre relazionato a delle ridotte abilità, cioè incapacità a gestire correttamente la compensazione, incapacità a gestire correttamente i propri movimenti sott'acqua, che conducono a delle lacerazioni. Per cui tutto il mio percorso in realtà si è nutrito di conoscenza, per cui ho cercato di ottenere le informazioni attraverso tutti i canali che erano disponibili prima, cioè pochi, e poi via via che io sono cresciuta finalmente oggi sempre di più, e quindi in realtà ho sempre misurato i miei passi anche con la conoscenza. Grazie per cui si sa oggi da un punto di vista medico come è possibile gestire la profondità minimizzando il rischio di incidenti, che io devo dirti effettivamente, cioè avevo più problemi quando scendevo a 60-70 metri perché sbagliavo, cioè facevo una tecnica di compensazione errata, di quanto non ne abbia oggi che scendo a 105-107 in maniera pulitissima senza nessun tipo di sequela post tuffo. Niente, grazie. Non ci sono più sbalzatori. Non ci sono più perché in realtà era più pericoloso per loro che per noi, nel senso che quando le profondità hanno iniziato a diventare molto importanti e soprattutto quando hai una gara da gestire, quindi 20-30 atleti, cioè l'altoprofondista, a parte che dovresti avere 1000 altoprofondisti, ma poi l'altoprofondista è veramente a rischio, per cui la sicurezza, te la dico velocissima, è basata su mezzi meccanici. Abbiamo un contrappeso, per cui io sono vincolata al cavo guida con una leash come quelli del surf, e quindi un moschettone che mi vincola al cavo guida, quindi io non posso andare da nessuna parte. Il cavo guida termina col piattello, quindi da lì non posso uscire, e dall'altra parte, quindi sulla barca, appoggio, sulla piattaforma, quello che è, c'è un peso importante, ne so, 50 kg,
che può essere sganciato in caso di bisogno e quindi salpa tutto insieme il piattello con l'atleta. La gestione di questo è affidata a un ecoscandaglio dedicato, quindi c'è un ecoscandaglio che ti permette di vedere l'atleta cosa sta facendo, quindi chi guarda l'ecoscandaglio decide se si sgancia il contrapeso o no. Quindi per dire, dovessero vedere sull'ecoscandaglio una cosa strana, io ferma, per dire, chi è su sgancia, perché io ferma non rientra nelle cose normali. Le cose normali è io che scendo, quindi ho un determinato tipo di V, un determinato tipo di velocità, un determinato tipo di grafico. Se qualcosa si discosta da quel grafico, parte la procedura di emergenza. Alla peggio hai salvato uno che non doveva essere salvato. Quindi diciamo. Adesso abbiamo nella parte finale, quindi gli ultimi 30-40 metri in relazione alla capacità degli apneisti che hai in acqua, quindi gli ultimi 30-40 metri ci sono degli apneisti, credo che si sia visto nei video, di sicurezza che mi vengono incontro e quindi di solito io incontro uno a 40 metri che è il primo e quindi è quello che mi vede e quindi capisce se il tuffo è ok o no. Se dovesse vedere qualcosa di strano potrebbe o già prendermi, perché di solito c'è uno scooter, quindi un motorino subacqueo, o segnalare agli altri che c'è un'emergenza, perché poi c'è un altro che incontro solitamente intorno ai 30 e un altro che incontro a 10 metri, quindi c'è, diciamo, fra di loro il team di sicurezza ha un codice di comunicazione, di comportamento abbastanza chiaro, per cui sanno cosa fare, come farlo e quando farlo soprattutto. No, tutto son sola, cioè dalla partenza fino ai 100, tutta la risalita son sola, e solo l'ultimo pezzo che sono con qualcuno, gli ultimi 40 metri sono in compagnia. Sì. Grazie. Grazie a te. Scusa, volevo chiederti, per la tua crescita personale, sì, ti sei avvalsa anche di uno specifico percorso psicologico? Sì, di tanti, nel senso che diciamo che negli anni ho fatto tante esperienze diverse che vanno dallo yoga, alla meditazione trascendentale, al supporto di, ho fatto anche un percorso con un coach, che in realtà non era un coach sportivo, era un coach personale, però con la quale ho fatto un percorso. Ho fatto tante esperienze diverse di crescita personale, che chiaramente erano per me finalizzate ad andare sott'acqua, ma che poi in realtà hanno contribuito a una crescita complessiva, quindi alla mia crescita come persona, alla crescita di Chiara. Però assolutamente sì, ho fatto tante cose diverse proprio perché queste abilità vanno coltivate e hai bisogno di essere aiutato, insomma è impossibile fare tutto da soli. Ho anche letto un sacco di libri, penso di aver letto tutti i libri che esistono in commercio di preparazione mentale per atleti e coaching per atleti. Sì, perché hai parlato anche molto del qui ed ora. Sì, ma ti ripeto, ho letto tanto e ho fatto tanta, sì, anche esperienza di cose differenti. Sì. Grazie a te. Mi collego un pochino alla domanda della signora, ma prima di un tuffo c'è un protocollo, diciamo, di meditazione? Quanto è importante il rilassamento, la meditazione? Fondamentale, diciamo che senza la preparazione del tuffo non potresti fare il tuffo, per cui un tuffo di 3 minuti, diciamo che per me, vabbè, inizia sicuramente molto molto tempo prima, ma nella specifica programmazione del giorno inizia almeno 3 ore prima. Nel senso che io inizio un protocollo proprio del giorno, poi ti potrei dire anche cosa faccio il giorno prima, però insomma adesso non voglio allungarmi troppo, però il giorno prevede una preparazione fisica, quindi diciamo banalmente un riscaldamento fisico, quindi una parte di attivazione fisica, una parte di diciamo richiamo di elasticità e di stretching, una parte di respirazione, quindi riscaldo la respirazione, riscaldo la carpa, riscaldo la gabbia toracica, e una parte mentale che è la mia visualizzazione del tuffo e l'attivazione di tutto il mio dialogo interno, che è un dialogo interno ovviamente di tipo propositivo, stimolante, è un dialogo interno ovviamente come dire accrescente, ok? E poi entro in acqua e c'ho la parte di riscaldamento in acqua e poi ho gli ultimi diciamo 20 minuti prima del tuffo che faccio l'ultima visualizzazione, quella più forte, che è proprio la visualizzazione precisa del tuffo, perché ormai tutto il resto l'ho già fatto, perché nelle visualizzazioni precedenti
ci metto dentro anche tutto quello che ho ancora da fare, quindi la visualizzazione finale, che è quella solo del tuffo, è la più forte e potente, in cui visualizzo il tuffo ideale, quindi tutto quello che io voglio che succeda in questo tuffo che andrò a fare. Ok, quindi mi nutro di questi pensieri che mi danno molta forza. Poi tieni presente che l'apnea ovviamente si fa in un ambiente che non sempre è, come dire, a tuo favore, può essere anche ostile, e quindi elabori tutta una serie di strategie che ti permettono di controllare il tuo pensiero di fronte a condizioni ostili. Cioè, per dirti, il giorno dei 105 io sono entrata in acqua, c'era corrente forte, vuol dire che il cavo è storto, completamente diagonale, cioè se lì ti fermi alla corrente, finito, il tuffo non lo fai più, perché entri con dei trip mentali, inizi a pensare, la tua mente viaggia in posti che sono totalmente diversi da dove dovresti essere e il tuffo è finito. Quindi anche lì la capacità invece di rimanere anche lì nel presente e dire ok, adesso c'è la corrente, ma io adesso non devo fare il tuffo, quindi intanto mi faccio il mio riscaldamento con la corrente, sto qua, quando sarà il momento di fare il tuffo vedrò cosa c'è e farò quello che sono capace di fare con quello che mi viene dato in quel momento. E quindi sì, c'è tanta, grazie, tanta preparazione. Posso fare ancora una velocissima? Chiedo a lei, dato che ho avuto l'esperienza del blackout, c'è qualche segnale che si può che dà il corpo prima, nel senso, cioè, se ne può accorgere in qualche modo? Che lo impari dopo, però sì, sicuramente ci sono dei segnali che sono però dei segnali comuni anche a tuffi dove poi non hai un blackout, ok? Quindi è impossibile riuscire a discriminare a livello di segnali. Ciò che invece tu puoi fare è diventare sempre più capace di mantenere una connessione altissima con te stesso, quindi essere con te stesso, dentro te stesso, dentro il tuo pensiero, e quindi non permettere a un qualcosa di altro, che quindi è, come dire, l'ipossia, che in quel momento condurrebbe il tuo cervello a spegnersi, di impadronirsi di te. Ok? Quindi è proprio una livello di conoscenza di te stessa, ma che prescinde dal segnale, quindi non è la contrazione diaframmatica piuttosto che il sogno o la visione o che ne so. Quindi c'è un controllo mentale della situazione. Ma guarda, la realtà è veramente, tu devi essere capace di trovare un livello di focus su te stesso così alto che niente può entrare a scalfirlo, e quindi neanche il blackout ce la fa ad arrivare, perché tu sei troppo concentrato, cioè hai un livello di concentrazione, guarda, io veramente negli ultimi anni faccio i tuffi e proprio mi stupisco e dico, ma guarda che livello di concentrazione sono stata capace di raggiungere, cioè mi stupisco di questa capacità che sono riuscita a coltivare, che ovviamente prima non avevo, è per quello che mi stupisco. Grazie. Bene. Una domanda? Velocissimo. Una curiosità. Si fanno incontri strani, pesci, infatti ho detto che è strano che qui nessuno mi ha chiesto se c'è lo squalo perché si arriva sempre al momento squalo, No, così no, certo. E poi che tipo di allenamento fai, se è quotidiano, sì, e se devi anche seguire un'alimentazione specifica? Sì. Allora, il momento squalo, ti dico che quasi mai incontri niente, perché io mi alleno in mezzo al mare, quindi dove ci sono fondali di 200 metri per fare tuffi di 100, e quindi in realtà sono aree poco popolate da animali, oppure sono grandi pelagici che sono notoriamente animali abbastanza schivi, non è che si avvicinano facilmente. Mi è capitato di vedere delle mante, che è un pelagico un po' più socievole, quindi curioso, tende ad avvicinarsi ai cavi. Mi è capitato di incontrare delfini, che però sono molto bravi a non farsi vedere, quindi di solito tu ti accorgi che li hai incontrati per altri motivi, ma non li vedi, è difficile che ti si metta davanti un delfino. Ho sempre pensato, chissà se un giorno vedessi uno squalo, come mi sentirei, quello e l'altro. Ovviamente ho fatto immersioni organizzate per vedere degli animali in tantissimi posti ed è stato super eccitante, però ho detto chissà se io poi lo vedo cosa succede. E l'anno scorso sono andata alle Hawaii, ho fatto un tuffo, sapevo che c'erano gli squali tigri e tutti facevano i tuffi tranquillamente, ho detto vabbè, non è che io sarò più scema degli altri, se lo fanno gli altri lo farò anch'io, evidentemente non sarà mai successo niente. Comunque, quindi a un certo punto in risalita vedo uno squalo tigre, ma sarà stato a 150 metri da me,
E devo dirti che avevo sempre pensato che sarei stata molto impaurita, e invece sono stata ipnotizzata da questa visione, che tutto avevo tranne che paura, perché lo squalo era per conto suo, non mi si filava niente, sicuramente ovviamente mi aveva già visto 100 anni prima che io immaginassi che lui potesse essere lì, e lui era proprio per conto suo, e io ero rapita da questa esperienza. Sono tornata in superficie e ho detto agli altri: ma ragazzi, c'è uno squalo tigre, loro: ah sì, ah ok. Hanno tutti allegramente continuato a fare i loro tuffi, perché per loro è normale, effettivamente lo squalo tigre è un animale molto schivo, forse il più schivo di tutti, raramente si avvicina, se lui c'è e non si è avvicinato a te, di sicuro non si avvicina dopo che tu l'hai visto, quindi in realtà nella loro visione di esperti di quella situazione, che per me era del tutto nuova, eravamo nel massimo delle condizioni di sicurezza, perché lo squalo c'era, io lo avevo visto, quindi di sicuro non si sarebbe mai avvicinato. È chiaro che per me, che non ero abituata, cioè, ci ho messo un po' prima di fare il tuffo successivo, cioè quando era il mio turno, vabbè, io passo, e tutti: ah, passi, ho passato per un po', poi vedevo che tutti andavano, alla fine il mio tuffo l'ho fatto anch'io. Chiaro che io non ero a mio agio, ero fuori dalla mia zona di comfort, perché non vivo alle Hawaii, non mi alleno normalmente là, a Cagliari non ci sono gli squali, quindi, e anche in tutti gli altri mari in cui sono andata, non era così immediato. Questo è un aspetto. Fa parte di quelle paure in realtà irrazionali, perché che tu incontri un animale sott'acqua mentre tu fai un tuffo in apnea, e io in apnea con le pinne sono un essere di oltre 2 metri, nero, che nuota in verticale, cioè non è che sono esattamente una preda, cioè è veramente difficile che un animale ti si avvicina, se è una cosa strana dalla quale tendenzialmente stanno alla larga, quindi è un rischio di quelli che veramente fa parte di quelle cose, che puoi anche uscire, ti cade un vaso in testa, e fa parte delle cose della vita. Per quanto riguarda gli allenamenti, io mi alleno tutti i giorni perché ho poco tempo e quindi chiaramente ogni giorno devo fare qualcosa, e la mia finestra purtroppo è ridotta, per cui è un allenamento tipico che è di un'ora, e ogni giorno o vado in piscina o vado in palestra durante l'inverno, per cui l'allenamento invernale è il classico allenamento di qualunque atleta, in cui devo fare forza, tolleranza, tutte le cose di base che fa un atleta, e le faccio in piscina e in palestra, ho un preparatore atletico che mi segue, quindi gli allenamenti sono molto intensi. Quando arriva la stagione del mare, inserisco anche il mare e quindi vado a fare i tuffi in apnea, però diciamo che i tuffi fondi sono veramente pochi rispetto alla quantità di allenamento che faccio tutti gli altri mesi, perché il tuffo tu lo costruisci fuori dall'acqua, e lo costruisci avendo la capacità, so che fisicamente sono forte abbastanza per fare tutti quei metri, so che la mia elasticità polmonare mi permette di mettere dentro l'aria che mi serve, so che sono capace di compensare perché anche a secco faccio degli allenamenti, quindi metto nel mio bagaglio tutto quello che mi serve per, e in mare i tuffi sono, diciamo, concentrati in un arco di tempo di 3 mesi, anche perché è molto logorante la profondità, quindi non è che puoi andare fondo tanto a lungo, tu lo fai, sai che hai una curva di ascesa, raggiungi un top di forma, ma non è che lo puoi tenere tanto a lungo quel top di forma, cioè a un certo punto poi fisiologicamente hai una discesa, poi devi ripartire, per cui, e poi io mi alleno sempre perché sono grande, non mi posso fermare, cioè atleti più giovani magari possono anche permettersi a fine stagione agonistica di fare un mese di stop, 2 mesi di stop, io alla mia età se mi fermo un mese, 2 mesi, poi a riprendere impiego troppo, per cui preferisco allenarmi in maniera continuativa, sto sempre lì, in quel range, poi faccio il picco, poi ritorno, ma sto sempre in un range abbastanza alto. E ti chiedeva dell'alimentazione, giusto per completare? Ah, l'alimentazione, sì, ovviamente mangio bene, nel senso che, allora, questo fa parte per me del controllo del rischio, cioè se tu vai in acqua devi essere alimentato bene, idratato bene, nelle condizioni psicofisiche ideali per affrontare quel tipo di esperienza che richiede il 100% di te. Per cui mi sono abituata a dormire bene, mangiare bene, e tutte queste cose sono correlate, per cui se mangio male non dormo bene, se non dormo bene non mi alleno bene, e tutto questo non mi piace, per cui mangio sano, leggero, perché mi piace digerire velocemente, mi piace dormire bene, e quindi tengo un'alimentazione, sì, principalmente molto sana, non bevo, ma non è una privazione, per me non è che mi piaccia bere, per cui non mi manca, e devo dirti che mi piace seguire una dieta salutare, una cosa che trovo gratificante perché mi sento bene. È chiaro che l'apnea, cioè, ti permette anche di sviluppare una capacità di sentirti e di sentire il tuo fisico molto alta, per cui io se mangio qualcosa che non va bene me ne accorgo subito, e non mi piace quel sentire. Sono abituata a sentirmi molto bene e quindi sono motivata
in questo senso a continuare in quel livello di benessere, capito? Mi rendo conto che magari molte persone banalmente non sono abituate a stare bene, a sentirsi bene, per cui il loro standard di base è che è ok stare un po' male, e quindi magari mangiano male, bevono, perché è ok stare in quel range di sensazione, che per me invece è impensabile. Grazie a te. Ritorno, dimmi. Sì. Ah no, il protocollo prevede che entro un tempo definito, allora quella gara in particolare, non mi allungo, però abbiamo due federazioni certificatrici di eventi, insomma in quella gara il protocollo prevede che entro i 15 secondi devo dare, nella sequenza che ti dico, devo togliere le cose che ho in faccia, quindi tappanaso e occhialini, dare l'ok manuale e dopo l'ok verbale. Non posso né anteporre e postporre le cose né sovrapporle, cioè non posso fare I'm ok, squalifica. I'm ok con gli occhialini, squalifica. Okay. Quindi io il tappanaso lo tolgo sott'acqua, esco, tolgo gli occhialini, do l'ok manuale e dopo I'm ok. E quello ho la 15 secondi, sì, è molto stretto. In tutti i tuffi, sì. Nelle gare della Federazione Italiana e della CMAS, che diciamo è l'ente certificatore in realtà poi più importante che c'è, in realtà siamo agevolati. Perché abbiamo 30 secondi, che cioè, rispetto a 15 ovviamente, e non c'è l'obbligo della corretta consecuzione fra le azioni, per cui posso dare prima uno, poi l'altro, non importa, l'importante è che io stia sopra, non metta le vie aeree sott'acqua, non abbia cedimenti sul cavo e dia l'ok. Bene, grazie davvero, grazie a Chiara.